Allora, la cattedrale è un progetto che nasce dalla volontà di restituire bello alla cittadinanza. Da qua la creazione di questo contenuto, questo contenitore serve per creare dei contenuti per il territorio. C'è una parte di residenza per artisti, c'è proprio un appartamento fisico dove gli artisti che arrivano da tutto il mondo praticamente vengono ospitati. Una volta che li ospito, all'interno del periodo di permanenza all'interno del nostro spazio, li portiamo in giro per la città e li facciamo realizzare, ovviamente con le dovute autorizzazioni, con i tempi e i modi dovuti, andiamo a realizzare le grandi pareti. Lavoro principalmente con degli street artist, sono tutti street artist internazionali, arriveranno da tutto il mondo, e l'obiettivo è quello di realizzare qualcosa come abbiamo fatto qua dentro la cattedrale, però all'esterno. E invece l'esposizione Moto Guzzi è un'idea che nasce come e come è stata portata avanti? Allora, l'idea di Moto Guzzi nasce da una mia esigenza personale, nel senso che io quest'anno ho partecipato e ho vinto insieme al mio compagno grande pilota Francesco Puriga il campionato europeo Fast Endurance, e quindi siccome quest'anno i Guzzi non hanno potuto festeggiare per via della pandemia, allora ho deciso di festeggiare io e di dare l'opportunità, grazie al contributo di tanti espositori privati, di collezionisti privati, di poter esporre e dare la possibilità alla cittadinanza di venire a vedere le moto, moto particolari, sono moto uniche, abbiamo 8 cilindri, credo ce ne siano 3 al mondo, e ci sono moto special che hanno partecipato ai trofei e che hanno vinto i trofei, come appunto la mia moto e quella di altri piloti.